Stendi la tua mano su di noi, Signore. C'è stata la consacrazione di alcuni pastori della nostra chiesa. Adesso noi pregheremo anche noi per loro. Sicuramente li conoscete, ma li faremo dire qualcosa perché ieri non si poteva. E voglio incominciare con il pastore Dario e il pastore Diana, perché è così che si chiamano da oggi. Ciao, c'è qualcuno qui per la prima volta? Possiamo alzarci per l'offerta? Devo dire qualcosa, che sono contento. Sono contento. Penso che la gioia sia la parola che esprime meglio quello che c'è dentro nel mio cuore in questo momento, non adesso perché sono davanti a voi, ma e so anche che è una responsabilità quello che avete appena visto, una responsabilità su di noi, e credo che ognuno di noi ha però la forza per portarla avanti, e sono anche molto, cioè a questo mi dà molta gioia anche il fatto di comunque appartenere a una chiesa che veramente fa la differenza, e di essere in questa famiglia mi fa molto piacere. Dobbiamo dire come l'abbiamo vissuta. Per me è stato tosto prima, molto, pianto molto per questo titolo, perché c'erano delle parti che io avrei voluto molto migliori per dare a Dio, in qualche modo per meritarmi un titolo così importante, e invece alla fine ho fatto un concordato con Dio che l'avrei preso per grazia, e quindi e continuato per grazia, perché non sono all'altezza, nel senso per quello che io vorrei dare a Dio di più. E invece adesso sono proprio contenta. Quando sono arrivata lì, non si vede dal video, ma davvero, quando è arrivato che ha iniziato la Sabaoth e ha messo le mani sulla mia testa, non so come hanno vissuto gli altri, proprio la presenza di Dio è caduta da un secondo all'altro, prima no, e poi quando ha messo le mani sulla mia testa proprio c'era... No, e Pastore Dario era dopo, quindi... Ed è stata davvero un'esperienza fortissima, un sigillo che Dio ha voluto mettere, come per dire: io sto davvero, sono qui e sto benedicendo questo momento. Ne abbiamo vissute per arrivare qua. Adesso il pastore Julim, che lo chiamano già zio Past. Ok, basta. Sono contento per Dario, perché adesso quando sbaglierà l'inglese nessuno potrà ridere. Il pastore Dario, scusate. Amore, vieni qua. Che è mia moglie qua anche. È stato molto bello. La sensazione che noi due abbiamo avuto, anche se sono stato consacrato io, Elisa ovviamente è parte di questo. Anzi, il cuore da pastore ce l'ha, e quelli della nostra cella lo sanno benissimo. E il pastore Silvano ha pregato anche per lei, e la cosa bella è che quello che noi due abbiamo sentito insieme è proprio che era come la stessa cosa che ho sentito nel giorno del mio matrimonio, stessa sensazione, è stato un matrimonio. Quindi io considero che dopo 10 anni di fidanzamento mi sono finalmente sposato col ministero Sabaoth per sempre, e avremo tanti figli, e quindi è stato bellissimo. I giovani stanno tranquilli perché possono continuare a chiamarmi zio Past, non c'è problema. Grazie a tutti, ciao.
Adesso i pastori, punto e virgola. Ciao a tutti. Che dire, quasi quasi ci emozioniamo, sono davvero emozionato, di solito non mi emoziono qui. Che roccia. Quello che possiamo dire è che Dio è davvero stato buono con noi. Dalle colonne di San Lorenzo a pastori dei Giovani Sabato, wow. È stato bello, ringraziamo Dio, ringrazio Dio prima di tutto, ringrazio i ragazzi di Scegli Gesù che quella sera erano lì, ringrazio Devi con gli altri che si sono avvicinati a noi, ringrazio davvero Sergio perché grazie anche soprattutto a lui e alla sua grafica a tutta, ringrazio il pastore, ringrazio tutti, ringraziamo tutti davvero, Dio è stato buono, sono emozionato per quello che sarà da domani, grazie davvero. Ciao, sì, ieri è stato molto forte, devo dire che tutti la mattina mi chiedevano allora come ti senti? Oh, tranquilla, però nel momento in cui poi eravamo lì davanti ho realizzato cosa stava succedendo, ho detto mamma, e adesso? No, siamo davvero felici, sappiamo che è una responsabilità, però la nostra missione è davvero essere un esempio per voi. Non solo per voi, ma noi vogliamo generare azione anche in tutta l'Italia, quindi pensiamo in grande, però davvero la nostra chiesa e Giovani Sabato devono essere un esempio per tutti i giovani dell'Italia. E per noi è un onore, non solo in primis il fatto di essere pastori, però quando ci pensiamo, io e Giuseppe lo diciamo sempre, per noi è un onore essere pastori del Ministero Sabato, pastori dei giovani, perché comunque è importante, voi forse non vi rendete conto quanto gli altri vi vedano, vi seguono e siete un modello, quindi è un onore essere i vostri pastori. Adesso il pastore Roveglia e mi aiuta. Il pastore Roveglia era già pastore, però verrà anche da 26 anni che sei pastore. Non bisogna dire, così la gente fa i calcoli. Non ho problemi, 53 anni. 53. E, il pastore Silvano verrà anche a Milano, non per riconsacrarlo perché non fa questo, nel senso una chiamata è una chiamata, ma adesso lui è già da un po' di tempo, ma ufficialmente proprio, quando verrà il pastore Silvano di più, ma per me è già ufficialmente, lui è pastore di questa chiesa, è già stato pastore anche di altre chiese ed è in questo gruppo pastorale. Voglio lasciare chiaro che tutte le persone che sono là non sono meno di nessuno di questi che sono stati consacrati, loro lavorano sodo, hanno solo una chiamata diversa. Quindi ho parlato anche con molti di loro, perché io credo che dobbiamo adesso incominciare a aprire tante altre chiese e vogliamo innalzare le persone che sentono una chiamata pastorale nella nostra chiesa, anche giovani. Hanno lavorato duro, però alcuni hanno una chiamata diversa, tipo Giuseppe, viva l'evangelista, sarà il capo della scuola Scegli Gesù con sua moglie, Gerre nelle missioni, Sergio vuole continuare a fare film, la Lilli, ognuno, Mare Matteo saranno apostoli nel teatro sicuramente, quindi ognuno ha un ruolo e il ruolo di queste persone è un ruolo nella Chiesa, per questo pastori. Perché mi aiuteranno a governare la Chiesa, infatti mi aiuteranno a governare i giovani, la musica, la struttura della Chiesa insieme, non che gli altri non continueranno a fare, ma noi vogliamo spingerli a fare quello che Dio li sta chiamando a fare. Adesso per esempio Lili e Corrado sono tornati dagli Stati Uniti, se solo immaginate quante porte per il cinema sono state aperte, una scuola di cinema che verrà qua a insegnarci, poi ci lascerà tutte le telecamere, tutti i computer per crescere, quindi ognuno fa ciò che Dio l'ha chiamato per essere felice. Amen. Se noi consacriamo pastore uno che vuole fare il cinema, sarà tutta la vita un pastore infelice e ci sarà la depressione. Amen. Adesso passo un attimo la parola al pastore Roveglia. Bene, che dire, io sono molto molto felice di far parte di questa chiesa, ovviamente del Ministero Sabaut, e la chiesa che mi ha veramente sostenuto molto, e ne sono
grato. E poi quando vedo questi miei cari consacrati, mi ritorno nell'84. No. Ritorno nell'84 perché, questo lo voglio dire per quanti Dio ti chiama e tu rifiuti, io rifiutavo di essere pastore, io desideravo essere evangelista, mi piaceva evangelizzare, sarà perché ero influenzato dal gruppo Cristo la risposta, e rifiutavo assolutamente. Poi per esigenza ho iniziato una cellula, all'epoca non si chiamava cellula, e da lì ho portato avanti più che altro per l'esigenza, non per altro. Dopo 5 anni di resistenza ho sentito veramente il mantello cadere nella mia vita, e da quel momento ho accettato che gli altri mi chiamassero pastore. Perciò sono veramente onorato e sono sicuro che Dio benedirà questi cari conservi, che saranno conservati. Vi benedico. Adesso ci alziamo e vogliamo che anche voi possiate benedirli con la leadership tutte insieme qua. Amen, imponete le vostre mani insieme. Questi da adesso saranno i vostri nuovi pastori. Scusa, mettiti in ginocchio anche te, anche se sei già pastore, perché non hanno mai pregato per te, no? Così una preghiera in più fa sempre comodo. Amen. Signore, grazie, loro sono un regalo per la nostra vita, come lo è tutta questa bellissima leadership che tu mi hai dato. Sono persone speciali, persone che hanno corso con me, non solo quelli in ginocchio ma anche quelli dietro, pianto con me, lottato, e gente che tu hai messo nelle mie mani come un regalo e nelle mani di questa chiesa per fare risvegli in questa nazione, per raccontare che tu sei buono. Noi imponiamo le nostre mani su di loro, Dio, e noi diciamo che riconosciamo la tua chiamata su di loro per il governo della chiesa. Noi ti adoriamo per questo e ci impegneremo a rispettarli, come dice la tua parola, con doppio onore, riconoscendo che tu sei speciale e li userai potentemente, nel nome di Gesù. Quindi con voi i nuovi pastore Sabaoth. Amen. Gloria a Dio. Che l'anima sia immortale. Quindi da qua sono nate le gozzoviglie e tutte le altre robe, perché uno dice, vabbè, tanto il corpo non conta niente, puoi fare quello che ti pare con il corpo, infatti ne facevano di belle, perché quello che conta è l'anima che è immortale. Nella cultura ebraica è completamente diverso, proprio il contrario. Infatti gli ebrei credono invece che le persone abbiano un corpo che respira, parlando di anima vivente. E molte volte nella parola di Dio loro faranno delle preghiere chiedendo a Dio di salvare la loro anima, ma in realtà intendono che Dio li salvi in generale, anche il loro corpo. Ed è da questo concetto, che poi viene tradotto in inglese, la parola S-O-S, che vuol dire Save Our Souls. Sapevate, certo. Eh già. Avete avuto una rivelazione? Incredibile. Quindi la parola S-O-S viene da questo concetto, che però è proprio ebraico, perché quando si dice S-O-S, appunto Save Our Souls, voleva dire non salvaci in un modo religioso, ma è un segnale che mandavano dicendo siamo in pericolo, venite a salvarci veramente, cioè i nostri fisici, tutto quello che c'è in noi.
Ed è questo concetto che viene ripreso dall'Apostolo Paolo, perché in realtà per gli ebrei il corpo è molto importante perché ospita, diciamo, l'anima, ma l'anima è mortale, non è immortale. Che in realtà è vero, alla fine dei tempi, chi è con Gesù vivrà per sempre e basta, no? Quindi è un concetto di puoi perdere quello che hai, non è che puoi fare quello che vuoi, così via. Nella parola di Dio, l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi inizierà a dire che Dio possa rendere perfetto tutto quello che c'è in noi, e lui dice spirito, anima e corpo. Sto facendo lezione ABC per coloro che sono qua per la prima volta, poi vado al punto. Spirito, anima e corpo, e noi studiamo che lo spirito è quella parte di noi che riconosce Dio. Amen? È la più profonda parte di noi, quello che noi diciamo siamo noi. Perché crediamo a questo? Perché Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. La parola immagine vuol dire riflesso, e noi non vediamo il riflesso di Dio fisicamente, ma Dio è spirito. Quindi intendiamo che Dio ci crea come uno spirito, la nostra essenza è lo spirito. Poi lui ci dà un'anima, e quest'anima è la sede dei pensieri, decisioni, volontà. E poi c'è il corpo, che verrà redento proprio solo quando tornerà Gesù. Tutta la vita, dopo che anche conosciamo Gesù, facciamo un'esperienza con lui, dobbiamo tenere il corpo là, perché sennò lui si manifesta, no? Avete notato anche nei vostri? Magari tu sei tutto in Dio, ti senti santissimo, non badi, e il corpo, la carne, i desideri della carne, a volte è anche sbagliato perché non è redenta, la carne non è salvata. Dì alla persona che è vicino a te, la tua carne non è salvata. Quindi non fidarti di lei, non fidarti dei non credenti, e la tua carne non è credente. Sarà credente solo quando Dio redimirà e ci darà un altro vestitino. Questo è un vestitino per stare qua. Quindi addirittura la Bibbia dirà che Dio ci darà un vestitino incorruttibile, che non si corrompe con niente. Per adesso non fidarti mai della tua. Ma io sono cristianissimo. Non fidarti comunque, perché lei non lo è. Quindi tu devi dire, shh, stai zitta, pagana, non muoverti. Tu che non conosci il Signore. Incirconcisa. Ed è importante invece comprendere che quando la parola di Dio parlerà di anima, molte volte parla di cuore, come sentimenti, perché noi abbiniamo, sapete che noi abbiniamo per noi cuori, cosa pensate quando si parla di cuore? Sentimento, volontà. E la parola di Dio pure, quando parla di cuore, alcune volte parlerà di spirito, parlando di un cuore rivolto a Dio, altre volte parlerà di cuore come anima. E voglio incominciare a parlare del cuore, perché la Bibbia dice che anche se nel mondo che viviamo oggi, no, tu vuoi camminare, non so, cammini con la tua Ferrari, davanti, passi davanti a tutti, ti vedono. E poi ci sono quelli un po' più pacchiani che mettono le marche, che fanno vedere, no, la borsa Louis Vuitton, con tutti Louis Vuitton, colorata, che è quella un po' marroncina, non si vede bene. Quindi, e ci diamo, vogliamo l'apparenza, ci vendiamo per apparenza, è un mondo che ci fa vivere di apparenza. Vedete che uno pensa, ah, che bella cattedrale, però non pensa che è vuota, che quindi in fondo non sta servendo a niente, però è bella. Quindi abbiamo questo amore per il bello, la cultura del bello, l'esterno è tutto bello, però c'è un problema, che Dio, come sa che l'esterno si corrompe, guarda il cuore. E scegli le persone non in base a quello che noi vediamo, ma in base a quello che lui vede. E lui è l'unico che riesce a vedere il cuore, cioè i pensieri, i sentimenti e quello che c'è di più profondo dentro di noi. E voglio leggere questo passaggio con voi, che è in Samuele, prima Samuele capitolo 16. Prima Samuele 16:16, dove c'è questo passaggio che ci racconta veramente come Dio sceglie le cose. Prima Samuele 16:16. E qua noi cosa troviamo? Allora, il re Saul, Dio aveva detto,
via il re Saul, perché stava, non stava camminando con il Signore, manda Samuele a ungere un re, gli dà l'indirizzo del re e gli dice proprio di andare là. Infatti vedi, il Signore dirà proprio così, leggerò un pochino prima. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul? Sono al verso 1, poi corro là, al 6, non al 16. E il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare a Jesse, il Betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Allora, la prima cosa interessante è, Dio conosce talmente bene il cuore che non è che Dio ha mandato Samuele a New York, anche perché non c'era. Non li ha mandati in un posto gigantesco. Allora, Betlemme è alla fine del mondo, un paese piccolo così, dove infatti hanno detto, cosa può venire di buono da Betlemme, cioè, o da Nazareth? Ancora oggi se vai a Nazareth è un buco. Dio però parla con quest'uomo e gli dà l'indirizzo della casa di Davide. Allora io immagino Dio che si cerca un re, Dio che cerca qualcuno che lo vuole servire, Dio che cerca un ministro, e ci sono poi quelli che si fanno vedere. Io predico bene, io faccio bene, io sono bravo, io sono buono, e poi ci sono i cuori. E Dio smuove un profeta e lo manda là, gli dà l'indirizzo alla fine del mondo perché ha visto il cuore di un ragazzo. Giovanissimo, giovanissimo, Dio ha visto e ha detto, là c'è un cuore che mi piace, là c'è un cuore giusto, perché Dio sceglie in base al cuore. Lui aveva paura di andare là, perché diceva, poi Saul, perché regnava ancora, mi ammazza, diceva, ungere un altro re mentre io sono il re, e Dio gli dà una strategia così che non muoia, gli fa svincolare l'autorità della nazione, dice, fai così, fai un sacrificio, nessuno se ne accorgerà e così via. E arriviamo alla casa di Davide, verso 6, non 16, ho sbagliato prima. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese, è forse davanti al Signore il tuo consacrato? E il Signore rispose a Samuele, no, non guardare al suo aspetto, né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato. Perché il Signore guarda il cuore. Lui andrà avanti, guarderà altri fratelli, guardiamo là, dice, e l'uomo, dove il Signore guarda il cuore, lui l'ha scartato perché non guarda ciò che guarda l'uomo, l'uomo guarda l'apparenza e il Signore guarda il cuore. Jesse fece allora venire Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse, nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse fece passare Samma e quelli disse, nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse, il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse, sono qui tutti giovani? Rispose Jesse, rimani ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge. Samuele ordinò a Jesse, manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che gli sia venuto qua. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e di gentile aspetto. Disse il Signore, alzati e ungilo, è lui. Allora pensate che il papà di Davide non aveva neanche chiamato Davide quando era arrivato il profeta. Perché non aveva neanche chiamato Davide? Perché avrà pensato, con tutti i bei figli che ho, alti e forti, tutti pronti per la guerra, perché quando c'è stata la guerra con i Filistei, l'unico che non è andato è Davide. Vuol dire che erano già uomini alti, belli. E Jesse adesso, beh, se vuoi scegliere qualcuno, hai incominciato con il primo. E Dio ha detto, no, sarà alto, bello, potente. E quindi per il papà, per Jesse era scelto, scegli questo. No, mi dispiace, la scelta di Dio non cade su questo. L'uomo guarda l'apparenza. Che cosa vuol dire? Che per il papà andava bene, per Samuele andava bene, ma per Dio non andava bene. Alla fine di tutti i fratelli, lui dice, è impossibile che Dio mi abbia mandato qua per nulla, ci sarà un unto, dov'è? Guarda, se vuoi, però è piccolo, è là che pascola il gregge, cioè come per dire, non sarà mica lui. Lui lo vede, Dio dice a lui, perché ha guardato il cuore di quel ragazzo ed era un cuore
coraggioso, ed era un cuore che temeva Dio, ed era un cuore di un ragazzo che passava il suo tempo solo. La Bibbia dirà che lui lottava, lui stesso lo dice, con gli orsi, con i leoni, con un cuore giusto, lodando Dio. Da cosa sappiamo che il cuore di Davide era così fantastico? Perché quando ha visto il gigante insultare le schiere del Dio degli eserciti, cosa ha detto? Chi è questo incirconciso che osa insultare le schiere? Allora, potete immaginare un ragazzo, immaginiamo di 16 anni, carino, che però è coraggioso, che vede un esercito intero, che da mesi che la gente ha paura di questo esercito, compreso i suoi fratelli, vede un gigante davanti a lui e va là e dice: chi è questo incirconciso che pensa di insultare? Potete capire la scena? Sì, questo qua è pazzo, anzi una roba da bambini sembra. Eppure il cuore di quel ragazzo, la sua rabbia, era perché lui stava insultando il Dio degli eserciti. Quindi Dio, che conosce il cuore, ci ha dato una dritta. Ha detto: l'uomo guarda l'apparenza, io il cuore. Quindi invece di passare la maggior parte della nostra vita a curare l'apparenza che guarda l'uomo, dovremmo passare la maggior parte della nostra vita a curare il cuore che è là dove guarda Dio. E curare il cuore vuol dire stare attenti ai nostri pensieri. Curare il cuore, ci sono vari tipi di cuore nella Bibbia, io ne citerò alcuni. C'è il cuore perverso, c'è il cuore superbo, c'è il cuore ipocrita, c'è il cuore menzognero, c'è il cuore giusto, c'è il cuore retto, c'è il cuore integro. E Dio vuole lavorare là. Quando noi lavoriamo nel nostro cuore, noi piacciamo a Dio. Quando noi permettiamo al nostro cuore di essere pieno di Dio, quello porterà giovamento in tutta la nostra vita. Perché vi sto dicendo questo? Perché a volte noi lodiamo Dio, a volte noi veniamo qua, alziamo le nostre mani, piangiamo, siamo contenti, applaudiamo, ma là dentro non c'è tutto questo. Io magari quando vi guardo da qua, io a volte dico: che cosa predico? Sono santissimi, tutti con la faccia da santi, attenti, pettinati, uno dice: cosa gli dico a questa gente? Però poi a volte pregando Dio inizia, come adesso quando stavamo lodando Dio, e Dio dice: guarda che è pieno di gente alla quale voglio dire che li amo, che voglio fare pace con loro, che voglio cambiare la loro vita. E mentre ero qua che adoravo, dicevo: va bene Signore, però li guardo e sono così carini, non mi sembra che sia lontano qua nessuno. Ma Lui sta guardando il cuore, Lui sta vedendo là dentro, e dipende da noi vigilare sul nostro cuore. Quante volte vigiliamo sul nostro fisico? Una volta solo le donne, adesso tutti, no? Ieri un pastore mi ha detto: sono stato al sud, sono tornato con 6 chili in più. Io ho detto: sì, il sud fa questi effetti. Comunque, cosa fa uno? Tutte le mattine, ci sono delle persone che tutte le mattine hanno una bilancia a casa. A cosa serve quella bilancia? Ce l'ho anch'io, confesso. A controllare cosa? A controllare il corpo, a controllare come sta andando il corpo. Abbiamo tanti altri modi di controllare. A volte stiamo controllando come va questo. Controlliamo quando siamo davanti allo specchio, cosa stiamo controllando? Se l'apparenza va bene. Passiamo 3 ore, 4, sono le stesse persone che dicono che non hanno mai tempo per Dio, che passano 3 ore allo specchio a controllare i capelli, parlo a quelli che ce l'hanno. Quindi non sentitevi tutti chiamati in causa, il Signore non chiama tutti a questo appello. Giulio, quei pochi che aveva, se li ha tolti, adesso si sente proprio meglio. Quindi passiamo così tanto tempo perché ci hanno insegnato che quello che conta è quello che la gente vede. Se sei bello, se sei carino, come sei pettinato. Dio ci sta dicendo: io non guardo la tua apparenza. A me non interessa, puoi essere leccato, bello, profumato, col gel fin qua, tamarrissimo. Però io guardo là dentro. E se tu vieni qua e hai un cuore che dice: no, però quella persona mi ha fatto questa cosa 20 anni fa, non la passerà liscia. Allora saluti quella persona. Però sai quando saluti perché sei educato e l'apparenza è: ti ho perdonato, ma dentro il cuore tu non l'hai perdonato. Dentro il cuore tu hai detto: io un rapporto con questa persona non l'avrò mai più.
distanza, da fratelli. Però Dio sta guardando quello. Hai presente quando magari il pastore Roveglia viene qua e ti dice, no, la storia, dai, in modo carino per dare al Signore. Magari tu sei venuto anche a dare, hai fatto anche il sorriso, però dentro dice, ma sì, ma che cavolata, ma io non so se credo a questa cosa. Questo si chiama cuore. Quindi mentre anche se sei venuto col sorriso e noi abbiamo detto, guarda che donatore gioioso, là dentro stavi dicendo, ma io non so se credo in questo. Anzi, davo 10, adesso do 5. Sono cavolate. Eh sì, questo si chiama cuore. Questo si chiama tipo di cuore. Quando una persona sbaglia con te, tu puoi anche essere carino, ma se là dentro tu dici, che idiota quello là. Dio ha guardato il cuore. E quando lui sceglierà, noi ci spaventeremo delle scelte di Dio. Perché molte volte noi non ci aspettiamo che Dio scelga qualcuno che secondo noi non dovrebbe scegliere. Ma il tempo racconta che le scelte di Dio sono perfette. Il tempo, perché nel tempo si vede il carattere, nel tempo si vede il cuore. Voglio che apriate con me nel libro della Genesi un attimo, al capitolo 6. Voglio farvi vedere perché Dio ha mandato il diluvio sulla terra. Quanto a lui interessa ciò che c'è nel cuore dell'uomo, la bontà, la malvagità, la grazia. Al capitolo 6, verso 5, dice così. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Allora, il cuore è in grado di concepire. Dì alla persona che è vicino a te, il tuo cuore è fertile ed è in grado di concepire. Qua che cosa ha concepito il cuore dell'uomo? Il male. Allora, per concepire deve arrivare qualcosa da fuori, e anche la storia naturale ce lo racconterà, della biologia. Quindi arriva il male e io lo posso coprire, vuol dire che l'ho concepito, che l'ho accettato dentro di me. Arriva il male e lo concepisco. Il passaggio prima dice che c'era di tutto, guardate cosa dice, dice nel verso 4, c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e questi partorivano loro dei figli. Cioè c'era casino, perché era quello che c'era veramente, la parola corretta. Ognuno andava con gente, con altri. Qua dice i figli di Dio si univano con le figlie degli uomini. Alcune teorie, teologie del Nephilim si chiamano nella Bibbia, dicono che erano degli angeli decaduti che prendevano dei corpi e si univano alle donne e facevano cosa? Perversione, caos. E Dio dirà, c'è troppa malvagità, loro hanno concepito nel cuore il male. Quindi se io posso concepire il male, io posso anche rifiutare il male dal mio cuore. Arriva una cosa cattiva verso di me e io posso dire, io non voglio avere questo nel mio cuore. Arriva un sentimento di vendetta dentro di me. Così guardiamoci nella palla degli occhi. Viene anche ai cristiani il sentimento di vendetta. E ci viene anche da pregare di nascosto col sorriso, perché l'uomo guarda l'apparenza, che Dio faccia fuori tutti, non so a voi, ma io ogni tanto faccio stragi. Porta via tutti, chiamali! Perché non li chiami? Hanno già compiuto tutto quello che dovevano compiere. Portali con te, curali. Siamo noi che quando concepiamo il sentimento di vendetta, dobbiamo dire non lo voglio. Signore, la mia carne che non è redenta, non è convertita, vuole vendicarsi, ma io ti chiedo perdono, perché anch'io voglio vendicarmi, ma non voglio concepire questo dentro di me. Quando sai che hai concepito qualcosa?
quando ormai quello inizia a vivere dentro di te. Rabbia, vendetta, orgoglio, è dentro di te. Ormai tu dai spazio e concepisci come, come concepimento. Io concepisco la vendetta e la tengo e inizio a un mese, due mesi di vendetta, tre mesi. Certi partoriscono anche dopo 3 anni di vendetta, anche dopo 10 anni. E a un certo punto partorisco la vendetta. Perché la regola è concepisco per partorire. Allora non devo concepire che nel mio cuore ci siano queste cose. Non devo concepire che nel mio cuore ci sia giudizio. Non devo concepire che nel mio cuore ci sia competizione, perché passerà davanti a me. Cercherà di entrare nel mio cuore la competizione. Il diavolo ci parla e dice: ma sì, ma guarda, perché? Perché il pastore ne è stato quello e non te? Che sei così più carino, più bravo. Sì. E tu non puoi concepire, tu devi dire no. Tu devi dire: diavolo, io non voglio concepire i tuoi pensieri. Io voglio concepire i pensieri di Dio. Amen. Apri con me in Filippesi capitolo 4. Adesso io voglio chiederti che questo passaggio che noi leggeremo adesso, tu questa settimana lo scriva e lo attacchi nella porta del bagno, nella porta del frigo, che è un posto frequentatissimo. In tutti i posti frequentati di casa tua, e lo metti, così che lo saprai a memoria. E dice così, guarda, nella mia traduzione. 4 verso 8. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, onorevole, dipende dalla traduzione, nobile, giusto, puro, amabile, onorato o di buona fama, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Tutto il resto non lo devi concepire. Tutto il resto, di' alla persona che è vicino a te, tutto il resto non lo devi concepire. Tutto quello che è vero, solo verità. Ah sì, mi hanno detto perché non sono andato a lavorare. Vabbè, io racconto una... dico che mia madre stava morendo, non so, ho avuto attacchi di panico. Tutto quello che è vero, amabile, nobile, giusto, puro, onorato, virtù, lodevole, sia oggetto dei vostri pensieri. L'unica cosa che devi concepire sono questi pensieri. Tutto il resto, buttali fuori. Ah, ma non è facile buttare fuori, lo so bene, è difficilissimo, devi spingere con i piedi. E molte volte torna da dietro. Hai chiuso la porta, entra dalla finestra, dice: avevo chiuso tutte le porte. E devi chiedere perdono quando queste cose si occupano del tuo cuore. Parliamo di un cuore integro? C'è la canzone, no? Ma è Bibbia. Un cuore integro e puro verso te. Oh Signore, io voglio avere. Cosa sta dicendo questo? Un salmo. Chi salirà, Signore? 26. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi andrà nella tua casa? Dio, chi sono i tuoi invitati? E lui dice: chi ha mani pure, cuore integro. Se tu hai un cuore integro, avrai le mani pure. Puoi scrivere. Non sempre se hai le mani pure avrai un cuore integro, ma se hai un cuore integro avrai le mani pure. Cosa vuol dire cuore integro? Intero. Intero per Gesù, non più o meno, non io credo in questo ma in questo non credo, questo va bene ma questo non va bene. Sono integro, sono intero. Se ti ho detto di sì, sì, ma mi avevi detto di sì, perché non sei venuto? No, ma era un sì più o meno, cioè era forse. Allora non dire sì di forse. Se hai detto di sì, una persona integra si ammazza per quel sì. Amen.
Io la prima volta che sono andata in Cina sono andata perché ho detto un sì nel momento sbagliato. Perché presa da Brother Mac, un missionario portato da Jerry, tutto un po' pazzo, giovane, stranissimo, un tipo così che piace in genere a me, no? Questo genere tipo voi, pensate che siete fuori. E la Cina, e si va di notte in Cina, e si porta i volantini in Cina, e la Bibbia di nascosto, uno spirito d'avventura mi si attacca là. Non era lo Spirito Santo, era lo spirito d'avventura. Di notte, i treni, di nascosto, il mio spirito d'avventura mi legga. E io salgo sul pulpito senza pregare e dico, io e lo spirito d'avventura, andiamo in Cina! Torno a casa e dico, ma non è che sento tanto andare in Cina? Lo spirito d'avventura mi aveva lasciato. Ma perché io ho detto sì davanti a tutti, io sono partita per la Cina. Perché io ho detto tempo fa qua che volevo comprare un camion, perché il mio desiderio era andare in giro per tutta l'Italia a predicare il Vangelo con la musica. Io ho detto anche se non troviamo il camion lo farò. È nato il Turgiallo, perché Dio sa chi onora la propria parola. E la tua parola deve avere un valore. Io l'ho detto, muoio, ma lo faccio perché sono una persona intera. Amen? Intera. Non è facile, per questo bisogna stare attenti ad aprire la bocca. Adesso più o meno imparo, a volte mi capita lo spirito d'avventura di nuovo. Vediamo, prendiamo, pensiamo. E poi forse partiamo, perché sono un tipo entusiasta, si vede, no? Uno mi presenta un progetto, conquistiamo il mondo, io sono già con la valigia. E Dio mi devi frenare, perché poi bisogna mantenere le promesse. Io mi ricorderò sempre che arrivo e dico, ma perché ho detto che partivo per la Cina? In vacanza, io che non ho voglia di andare in Cina. E lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto, hai detto di sì, onoralo. E perché sono stata obbediente, la Cina è stata una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto nella mia vita, con uno spirito d'avventura all'eccesso. Fantastico. Una volta poi sono tornata di quanto mi è piaciuta. Una volta avevamo 30 cani alle 3 del mattino, io la Dani, moglie di Sergio, che ci guardiamo e diciamo, sono tutti randacci. E là il mio spirito d'avventura mi ha detto, non ti piaceva questa cosa? Insomma, siamo salvati per grazia perché Dio è buono. Quando siamo integri, ho detto una cosa, ci muoio dentro, ma se l'ho detto lo mantengo. A me piacciono le persone integre, a Dio piace le persone integre, a te piace le persone integre. Quando noi ne vediamo una è talmente raro che uno dice, però Dio sceglie quel tipo di persona. Dio non chiama le persone in base alla capacità. Guardatemi, io sono l'esempio di questa roba qua. Non chiamo in base alla capacità. Una volta celebravo un matrimonio, me lo ricorderò sempre, ero al Principe di Savoia a celebrare un matrimonio che ho tutti i ricchi. Quello capo della settimana enigmistica, quello padrone della Jack Daniels, quelli, cioè c'erano solo nomi, poi facevi così e dicevi, beh, tu sei... Io me lo ricorderò sempre. Era uno dei primi matrimoni che celebravo, che mi sono fatto una domanda. Io ho detto, Dio, abbiamo dei pastori che una volta erano direttori di banca, l'altro che sa parlare, io cosa ci faccio qua? E ti parlo, non so, 15 anni in meno, quindi ragazzina, come mai? Cioè, mi sentivo un po' in imbarazzo. E Dio mi ha detto, Roslyn, tu hai pregato per questo, tu hai pregato per arrivare al cuore di ogni tipo di persone, di questo tipo di persone, e io mi fido di te. Io ho detto, e ti fidi tu. L'importante è fidarsi, qualcuno deve fidarsi. E io so che molte cose, la capacità per esprimermi con la parola di Dio, la capacità di muovermi nello spirito, e non è che uno nasce così, vieni da Dio per un motivo, Lui sa che può contare su di noi, noi dobbiamo fare in modo che Dio possa contare su di noi, ma che anche le persone possano contare su di noi. Amen. Non sto dicendo che sono perfetta, stiamo lavorando tutti. Però Dio vuole questo da noi. E sto predicando anche a me, Dio vuole un cuore integro da tutti noi.
gente intera, perché noi siamo la luce del mondo e la luce del mondo è una luce che brilla intera, non è 30 watts, è 1000, è tutto. Amen? Adesso leggiamo un altro passaggio insieme. No, anzi, stiamo sempre qua, nel verso 4, nel capitolo 4, un pochino prima, prima di questa conclusione, guarda cosa dice Dio. Voglio iniziare dal 4. Avete sete? Mi sono diventato un pastore solo per questo momento, ve lo devo confessare. È vero, quando mi sono convertita, mi sono convertita a 13 anni, a 14, io sono andata in un convegno dei giovani in Brasile, 45 gradi, e praticamente il predicatore ha preso dell'acqua, si vedeva che era fresca, noi che eravamo sciolti nel pavimento, e ha fatto così. E ho detto, Signore, non so cosa faccia quella persona, ma io voglio farlo nella vita. Daresti qualsiasi cosa per un bicchiere d'acqua in quei giorni. Rallegratevi nel Signore, sempre. Di là. Dì alla persona che è vicino a te, è inutile che fai questa faccia. Sei fuori dalla volontà di Dio, ha detto sempre, rallegrati. Rallegrati! È un comandamento. E tu mi puoi dire, tu non stai vivendo quello che vivo a casa mia, ecco perché mi dice di rallegrarti. Dio dice sempre, anche se a casa tua c'è un caos, anche se il tuo matrimonio adesso non va bene, Dio si sta dicendo, ti comando di ridere, di rallegrarti. Perché? Perché io sono con te. Perché io sono là, nella tua famiglia, con tuo padre, con tuo cugino, dovunque. Quindi rallegrarsi vuol dire, Signore, il mio cuore è triste, ma io voglio rallegrarmi in te. Sempre. Ve lo ripeto, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. No, non angustiatevi per? Per cosa puoi angosciarti? Per cosa puoi angosciarti? Dì alla persona che è vicino a te, perché sei angosciato? Nulla. Uno dice, vabbè, ma allora? E allora Dio ti dirà perché. Ma, non è che dice, vabbè, fai finta. Ma, in ogni necessità, esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Quindi quando arriva l'angoscia, quando arriva il problema, cosa devi fare? Devi dirti, date una calmata, rallegrati perché Dio è con te, Dio c'è angoscia nel mio cuore, ma io te la presento, io prego per questa cosa, prego per la mia famiglia, prego per mio padre, prego per questo problema, ti ringrazio, ti supplico, aiutami. E dice che se tu fai così, guarda cosa dirà, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri, spirito, anima, in Cristo Gesù. Quindi qual è il segreto perché i problemi non facciano sì che il tuo cuore si rattristi? Qual è il segreto? Qual è il segreto? Pregare. Dice, rallegrati, non ce la faccio, sono angosciato, non devi essere, cosa devo fare? Presenta al Signore tuo Dio con preghiere, con cosa sta dicendo? Prega. Passa del tempo alla presenza di Dio e la pace di Dio. Qual è la differenza tra la pace di Dio e la pace del mondo? Che dice, io vi do la mia pace, non la pace che vi dà il mondo, io vi do la mia. Qual è la differenza tra la pace del mondo e la pace di Dio? Che la pace del mondo è quando va tutto bene. Come va tuo figlio? Benissimo. Come va tua moglie? Benissimo. Come va tuo padre? Benissimo. Come va il lavoro? Benissimo. Come va la chiesa? Benissimo. Come sta? Benissimo. Che pace.
Come va a casa tua un caos? Tuo figlio si è convertito, non è peggiorato? Ho pregato e peggiorato. Ah, mi sta andando col marito? Ma lo vedo da un mese. Come mai stai così bene? E non ti sei ancora ammazzato? Perché ho presentato a Dio le mie richieste e la pace di Dio, dice che sorpassa l'intelligenza, sapete cosa vuol dire letteralmente? Che la gente che è vicino a te non ti capisce. E dicono, ma come fai a stare così bene? Non capisco, cosa ti succede che c'è il mondo che ti dà da dosso e ridi? E tu dici, la pace di Dio, non te lo so spiegare. La tua intelligenza non può capire, ma la pace di Dio fa sì che il mio cuore, invece di essere, sia così. Non sei ansioso? No. Non ce l'è? No. Ma dormi di notte? Cavoli. E come fai? Allora gli parli di Gesù. Dice, è semplice. Quando ti sta per cadere il pavimento, prima che ti cada o dopo, durante è difficile, tu prega, parla con Dio e dice, Signore, c'è il pavimento sopra di me. No, il pavimento non è sopra, è sopra. Il tetto. Ti prego. Io non resisto a tutto questo tetto sopra di me. Tu sei mio Dio, tu sei mio papà, tu mi vuoi bene. Mi puoi dare una mano? Mi puoi dare una strategia come hai dato a Samuele perché io possa scansare tutti quelli dal lavoro e fare la tua volontà? E lui lo farà. La gente non lo capisce. Io alcune volte, i lutti che ho vissuto nella mia vita, le persone, alcune mi hanno detto, guarda, l'ultima magari la camo, era così vicina, no, e perché no? Perché poi sono andata a parlare con Dio, io adesso quando sono stata in Bretagna, anche sull'argomento camo che non avevo tempo, ho preso tutto un giorno e ho detto, Signore parliamo un attimo, perché l'ha chiamata subito. E io ho parlato con lui, ho presentato le mie richieste, le mie suppliche, i miei dubbi, dov'è, con chi è, cosa fa. E il mio cuore è andato in pace, perché conosco il padrone del mondo, che cosa vado in ansia, posso domandare a lui invece di domandare a tutto il mondo attorno a me. Amen. E la gente dirà, ma cosa ti succede? Niente, succede quello che dice la parola di Dio, c'è una pace sovrannaturale, non è mia. Non è che me la sono creata, non è che ho fatto il corso di training autogeno, stai bene, respira. No, è Dio, Dio è nella mia vita e non vado in giro così, cosa succederà della mia vita? No, perché allora io non ci credo a Dio, allora credo in qualcos'altro, se credo in Lui io sono fermo, senza angoscia. Il mio Dio supplirà ogni mio bisogno in Cristo Gesù, è quello che credo e penso e confesso. Quando è morto mio padre mi ricorderò sempre, mia nonna che è morta anche lei, morti tutti, che mi guarda, anziana, e mi dice, a me e mia sorella, non capisco la vostra insensibilità. E noi? Perché lei voleva vederci buttati per terra urlando. L'ho fatto tra me e Dio prima, e non lo sapeva, con tutti i capelli. Ah! Però poi la pace di Dio è arrivata nel cuore. E nessuno capisce come è arrivata, neanche tu che la ricevi. E dice alla gente, come stai? Come mai ti hanno lasciato, abbandonato, picchiato, sputato addosso? Come stai? E trovi le persone che ti dicono così. Pastore, non te lo so spiegare. Sto bene, mi sento in colpa perché sto bene. È vero. Come ti senti? Sì, perché in fondo tutti si aspettano che tu pianga, se non piangi un po' ti senti in colpa. Cioè devo sentirmi in colpa perché sto bene. È una questione di cuore, dice che lui custodirà. Cosa vuol dire custodire? Proteggere. Quindi io immagino il mio cuore, il tuo cuore, quando le cose arrivano, noi preghiamo e Dio, quindi come un po' nel Everything, quella scenetta che abbiamo fatto nel tour, arrivano tutte le cose, ma il tuo cuore è là, custodito, coperto, curato, ed è fantastico. Amen? Ed è meraviglioso, perché Dio è meraviglioso. Dio è la persona che è vicino a te. Lui vuole custodire il tuo cuore in Cristo Gesù.
Voglio leggere solo un altro passaggio, Deuteronomio 11. Deuteronomio, nome bellissimo per un bambino. Deuteronomio, che è morto già quando l'hai detto che c'era un pericolo alla fine della parola. Deuteronomio, è uno scherzo, perché sai che poi c'è la gente che ci crede, arriva qualcuno a offrire il bambino, come si chiama Deuteronomio, come ha detto lei. Deuteronomio 11, 28. No, 18, scusate. Non capisco neanche io quello che scrivo, questo è il livello. Dice così: porrete dunque nel cuore e nell'anima queste parole, ve le legherete alla mano come un segno, le terrete come un pendaglio tra gli occhi, insegnerete ai vostri figli parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, le scriverai sulle stipite di casa tua e sulle porte, perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di darvi siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la terra. Qua Dio sta parlando della sua parola e sta dicendo quello che dobbiamo fare, e la prima cosa che lui dice è: porrete nel cuore e nell'anima. E voglio concludere con questa cosa: porre la parola di Dio nel cuore e nell'anima. Sì, l'ho letto, conosco la storia di Gesù, non sto parlando di leggere la Bibbia, sto parlando di parola. Hai sentito questa parola che sto predicando oggi? Sì, ho sentito. Cosa farai di questa parola? Mettila nel cuore, cioè nella profondità, là dentro, nel tuo spirito. E mettila anche nella tua mente, dicendo: Dio oggi mi ha detto che non interessa quello che sto facendo fuori. Devo aggiustare il mio cuore e non permettere al mio cuore di essere arrabbiato. Non permettere al mio cuore di avere rancori. Non permettere al mio cuore di essere duro, perché non abbiamo più tempo, ma è pieno di passaggi che ho preso questa mattina sul cuore indurito, dove il Signore dice, là nella lettera agli Ebrei: e oggi non indurite i vostri cuori. Che cosa vuol dire? Che noi possiamo, non dice che i cuori induriti, noi possiamo indurire il cuore. Una persona di cuore duro è una persona incredula, tu gli dici e non entra niente, perché il cuore non è morbido. Sì, Dio ti ama ancora. Dun. Tu sei importante. Dun. Dio c'è. Per mille motivi induriamo il cuore, però a un certo punto è duro. Come fai a sapere se è un cuore duro? Stiamo pregando. Gesù, siamo alla sua presenza. Quello che piange, quello che è toccato, quello che è meno emotivo non piange, ma sa che là dentro dice: però è vero, Dio. E tu invece sei là che dice: quando è che finisce questo tempo di preghiera? Qua che fanno? Cose che ballano, cantano, eh? Questa parola. Che cosa vuol dire? Che non hai un cuore morbido. Non entra più niente là dentro. A chi sta la temperatura del cuore? A noi. Noi abbiamo il controllo dei nostri cuori. Per questo quando diciamo apri il cuore, permetti a Gesù di entrare, a chi devi aprire il cuore? Io o te? A volte Dio lo sfonda, ma noi abbiamo permesso che Lui lo sfondi. Apri il tuo cuore, non indurire, sta a te. Guardare dentro e dire: ci sono dei sentimenti che non mi piacciono, ti chiedo perdono Dio, non li voglio avere. A volte hai un cuore indurito verso tuo marito o tua moglie? Sì! Perché? Perché sono successe un sacco di cose. Il cuore indurito è una reazione. È come i calli. Chi ha dei calli da qualche parte? Cos'è il callo? È uno strato di pelle dura. Come si formano i calli? Facciamo una lezione di calli. Cosa hai imparato oggi? Come si formano i calli? Come togliere i calli? Quando tu, nello stesso punto, fai una ferita, anche piccola, è una reazione naturale del tuo corpo. Usi sempre le scarpe in un certo modo, fa male, uno dice: che mal di piedi, poi non hai più mal di piedi perché sei fatto un callo. Dio ci ha creato in un modo che la tua pelle diventa dura, così che reggi quello sforzo.
Wow, succede anche con il cuore. Sei stato colpito, per protezione fai, ma io ti amo ancora, non ti entra più. Porta lo stesso fiore con i cioccolatini che ti portava e tu cadevi per terra. Cioccolatino, oggi c'è una serata. Il cioccolatino non fa più effetto niente. Hai cuore duro. Non permettere al tuo cuore di indurirti verso tuo marito, verso tua moglie, verso i tuoi amici, verso la chiesa, verso Dio. Sei tu oggi che puoi aprirlo completamente e devi spalancarlo e dire: Dio, io voglio tutto quello che c'è in te. E lui, in base a come noi gestiamo i nostri cuori, ci scegli. Un uomo, dirà là in Atti, capitolo 13, Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Che non vuol dire Davide non ha mai sbagliato, era santissimo, perché chi conosce, penso un po' tutti noi la conosciamo, Davide in fondo è uno che ha ucciso un uomo per avere la sua moglie. Non è che aveva un cuore tanto... Perché Dio dice che aveva un cuore integro? Perché ha un cuore secondo il suo cuore? Perché è un uomo che sapeva chiedere perdono, un uomo che sapeva riconoscere. Quando è successo questo con Davide, lui non si è nascosto, ha fatto finta di niente. È andato davanti al popolo, è come se oggi fosse davanti al Corriere della Sera, il capo della nazione, di una, e dicesse: ho sbagliato così, 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 con questa, con quella, con quella, con quella, con... ah no, troppe. Con tutta la lista. Ho sbagliato nei vostri confronti, ho fatto, derubato, ho fatto. Vi chiedo perdono, passassi una settimana piangendo davanti a tutti noi che lo vediamo, perché è quello che ha fatto Davide. Ha digiunato e pregato, e davanti al popolo. E Dio ha detto: mi piace questa persona. È integra anche nel suo errore. Anche nel suo errore è intero. Non ha fatto finta di niente, non è stato doppio. Ha raccontato a tutti. Ha detto: è sbagliato, ho sbagliato, perdonatemi. Ha preso le sue conseguenze. E Dio lo ha innalzato e ha detto: sai cosa dico, Davide? Farò venire da te, dalla tua discendenza, il mio figlio su questa terra. Tu mi piaci, ragazzo. Amen. Alziamoci. Adesso noi faremo una chiacchierata con lo Spirito Santo, staremo un pochino alla sua presenza, lasciamo che lo Spirito Santo parli, si muova insieme, sento che ci sarà un buon momento, ministreremo uno sull'altro, pregheremo che Dio curi un pochino il nostro cuore, parliamo poco di Lui, perché è un luogo segreto. Pensa se ci fosse un filmino qua, un minuto ognuno che passa il nostro cuore per vedere lo stato. Presente, no? Come un'ecografia del cuore. Chi non avrebbe visto l'ora che tutti vedessero il suo cuore perché era bello, pulito, rosino? A volte noi abbiamo un cancro, a volte siamo malati là dentro. Questo riflette in tutta la nostra vita. Tutti noi, la prima cosa per guarire della malattia del cuore, nell'anima, là dentro, è ammettere che siamo malati. Questo è il principio per guarire di qualsiasi malattia, ammettere che siamo malati. Quindi io adesso voglio invitarti a fare un controllo del cuore. Questa mattina ti diranno: tu cosa hai fatto questa mattina? Ho fatto un check-up. Ma in chiesa si fanno i check-up? Dei check-uponi, una roba pazzesca, ti vedi fino all'anima. Bravo quel dottore, dottore Gesù, pensaci tu. Sto rubando il mestiere. Chiudiamo i nostri occhi, fai un check-up del tuo cuore oggi. Io credo che Dio voglia aiutarti oggi a perdonare alcune persone,
anche gente che neanche sa che tu ce l'hai con lui, perché a volte noi non sappiamo, ma l'altro non ci sopporta e noi non lo sappiamo neanche perché, perché il diavolo usa le cose e le circostanze. Se c'è anche una sola persona qua dentro o fuori da qua dove tu dici il mio cuore devi perdonare questa persona, fallo. Non permettere al tuo cuore di trattenere oggi. Non indurirlo. Verso una circostanza, verso una situazione. Non indurirlo. Può darsi che sia anche una cosa piccola. Tuo fratello ti ha detto quella cosa che era fuori posto, a casa tua è successo qualcosa. Non permettere. Chiedi perdono, non indurirlo, sii morbido oggi. Ci vuole umiltà per essere morbidi. Ci vuole umiltà per dire va bene. Fai un check-up per tuo cuore adesso. Signore, tu sei Dio. Noi ti conosciamo. Anche tu che sei qua oggi per la prima volta, fai un check-up del tuo cuore. Perché dopo noi daremo il nostro cuore a Gesù. Chi per la prima volta, chi lo ha già fatto altre volte. E vogliamo dare un cuore integro. Alla sua presenza. Scegli oggi di non indurire il tuo cuore. Anche se tu hai ricevuto 200 bastonate nello stesso posto, non scegliere per la persona che ti ha colpito, perché magari in quella persona non ci credi più, ma continua a credere in Dio che può aggiustare ogni cosa. Parla con Lui. Signore, di a Dio, in questa cosa non sono stato onesto. Parlo anche di affari. Non ho rappresentato il cielo. Ti chiedo perdono. Perdono guarisce, ristabilisce, apre il cielo. Nei confronti di tuo marito, di tua moglie, che magari sono proprio qua vicino a te. Qualsiasi cosa tu abbia nel cuore, se non c'è un cuore limpido verso di loro, abbracciali, prega con loro. Confessa. E di un cuore integro. Verso un amico, verso una circostanza, una situazione difficile. Analizza se hai un cuore orgoglioso, pensando tanto non capita a me, tanto io sono buono, tanto io ci sono, Dio può contare su di me. Il re Ezechia ha perso il trono per un cuore superbo. La Bibbia dirà che Dio ha scelto di togliere il regno perché l'orgoglio di tutto quello che aveva conquistato era arrivato nel suo cuore. Non importa quello che hai già conquistato, non importa quanti soldi hai, si umili oggi. Dichiara la tua dipendenza, il tuo bisogno di Dio. Signore Gesù, thank you.
adesso se vuoi prega con la persona che è vicino a te. Dì alla persona che è vicino a te: se voglio pregare per il tuo cuore oggi, non per la tua vita in generale, per il tuo cuore. Un cuore duro non riesce a vedere la benedizione di Dio, a volte è a fianco ma non lo vedi perché è troppo duro. Ammorbidiscilo oggi. Dio, voglio vedere, voglio credere. Inizia a pregare in uno, in due, anche con più persone vicino a te. Parlate, non solo una preghiera in silenzio. Prega con la persona là che è vicino a te. Vedi se c'è qualcuno solo al tuo fianco, includila nella preghiera. E ti preghiamo per un cuore integro, giusto, guarito. Grazie! Grazie a Dio! Grazie a voi! Grazie di cuore!